Buongiorno a tutti e a tutti e ben ritrovati. Eccoci qua, sempre tema natalizio. Questa volta vi farò vedere come realizzare un alberello di Natale semplice semplice con della colla vinilica, avevo sempre sognato di dirlo, dello spago, del filo di cotone. Quindi siamo sempre in tema natalizio da qua fino a Natale. Come al solito, vi lascio il tutorial, vi ringrazio per le visite, i visualizza che avete fatto, le domande in privato, i complimenti, tutto, insomma, grazie mille di cuore. Vi lascio il tutorial, come al solito, se avete dubbi scrivete qua sotto, come al solito su Facebook o su Instagram. Ciao, alla prossima! Iniziamo subito con l'elenco del materiale. Allora, servirà un cartoncino, scotch, forbici, bicchiere di plastica e piattino di plastica, del cotone, il filo di cotone, in questo caso io l'ho preso bianco abbastanza spesso, potete usare anche lo spago o anche del filo di altri colori, anche un po' più sottile, però mi raccomando che deve assolutamente un po' assorbire, poi adesso vedrete cosa. La pellicola da casa. La Vinavil, in questo caso ho un mega barattolo formato super famiglia, e dopo dei brillantini. Iniziamo subito con il procedimento. Per prima cosa andiamo a creare un cono con il cartoncino. Potete farlo più lungo, più stretto. Io in questo caso lo faccio così. Andiamo ad attaccare lo scotch, a fermarlo con lo scotch, prima di qua. E poi per sicurezza anche di qua. Ho tagliato anche un altro terzo pezzettino di scotch perché una volta che ho deciso che ho bloccato il cono, deciderò ovviamente l'altezza del nostro alberello. Diciamo che fino qua va bene, quindi vado poi a ritagliare. Anche se non siete precisi nel taglio, non importa, però più o meno così ci siamo. E vado ad attaccare. A fermare con un altro pezzettino di scotch. Ecco fatto. Ho preso anche uno stuzzicadente gigantesco, ho riempito il bicchiere con un po' di acqua e adesso andiamo a mettere un po' di colla vinilica, ho sempre sognato dirlo. Io ne ho messo tanta perché ne farò diversi di alberelli, ma in questo caso, e ci aggiungiamo un po' di un goccio di acqua. Andate un po' a occhio, l'importante è che ci sia acqua, veramente non tantissima, e colla vinilica e mescolate. Ecco fatta, vedete la consistenza. È diventata un po' più liquida questa benedetta colla vinilica. Adesso, intanto mettiamo da parte questo, prendete la pellicola e andate a metterla, tagliate un po' di foglio, e l'andrete a posizionare intorno al cono. Quindi vi consiglio prima di tagliare, ecco, qui basta avanza. Andiamo a proteggere il cono. Andiamo a tagliare l'eccesso. Anche la forbice che non vuole tagliare. E andiamo a mettere lo scotch per bloccarlo. Ed ecco fatto.
riprendiamo il nostro intruglio. Mettiamo dentro un po', iniziamo così, un po' di cotone, non troppo perché sennò rischiamo di fare dei nodi. Qui potete mettere dei guanti se vi potrebbe dar fastidio sporcarvi le mani. E adesso si inizia. Prendiamo la punta e andremo, come penso abbiate già capito, ad arrotolare tutto l'alberello con il filo di cotone, bello ciccioso di colla. Più grande ovviamente farete il cono, più sarà il filo che dovrete andare ad arrotolare. Io vi consiglio di fare tutto in questo modo qui, in un verso. Per arrivare fino alla fine del cono, o fino a dove volete arrivare. Per poi tornare su. Ed eccoci arrivati alla parte bassa e adesso pian pianino ritorniamo su, mi rigiro e cercheremo di fare ho cercato di scendere sempre in un certo modo per poi risalire su nel verso opposto in maniera tale da creare degli intrecci e da non lasciare assolutamente spazi troppo grandi tra un filo e l'altro. Credetemi che è molto più facile a fare che a spiegarlo. Non importa se una volta che avete iniziato il cono a creare questo alberello e alcune parti non sono del filo, non hanno preso la colla e l'acqua, non importa, perché tanto poi passando su altri tipi, su filo già impregnato di colla non ci sono assolutissimamente problemi. Vedete? Stiamo intrecciando. Qui potete sbizzarrirvi, magari qua in punta siate un po' più precisi. E poi tornare giù. Come ultima parte do l'ultima passata cercando di stringere di più con il filo non, diciamo, bagnato di colla. Adesso che ho raggiunto, ne ho messo abbastanza, taglio. Ok.
e lascerò asciugare per almeno una notte. Una cosa da fare assolutissimamente quando deve ancora asciugarsi la colla nel nostro alberello è andare a mettere, io stavo già mettendo, un po' i brillantini in questa maniera qui. E vi aiutate un po' col dito a farli aderire. Ovviamente ne mettete quanti ne volete, come ne volete, colori, come più vi piace. Non è obbligatorio mettere i brillantini, potete anche non mettere niente per poi fare una seconda versione, magari attaccandoci delle palline a mo' di, de, delle, scusate, delle perline che fungono poi da palline natalizie, insomma, come volete. Allora, adesso che ho messo i brillantini, spero che si riesca a vedere un po'. Sì, i brillantini sono un argento bianco, un bel bianco, con diverse sfumature. E come ho detto prima, mettiamolo ad asciugare per almeno una notte. Ed eccoci qua, si è asciugato e adesso andiamo a staccarlo dalla pellicola e dal cartoncino. Questo lo si può riutilizzare, non buttatelo via. Con delicatezza iniziate a staccare. In alcuni punti, se non riuscite a staccare, aiutatevi con lo stuzzicadente. Ed ecco fatto. Adesso avete due strade, o anche più di due. Potete lasciarlo così oppure mettere una stellina sopra qui, delle palline, delle perline. Potete mettere anche delle stelline, come volete. Io ho deciso di lasciarlo così perché ho idea di fare questa cosa. Ho preso una candelina LED e farò così. E penserò di farne altrettanti in questa maniera. Oppure, visto che va tanto di moda ultimamente, avevo comprato a suo tempo delle luci sempre a LED e potete tranquillamente utilizzarle, in questo caso giusto per farvi vedere l'effetto, con la batteria. E ovviamente si vede poco, no, si vede la stanza. E in questa maniera qui avete questo effetto. Ovviamente se ne mettete, ne fate diversi di coni. Gli alberelli natalizi, diciamo così, potete tranquillamente metterne dentro di meno e fare tutta una fila di alberelli. Bene, se questo tutorial vi è piaciuto, mettete like, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e se avete qualsiasi dubbio, mettete le domande qua sotto. Ciao, alla prossima!